Allora, hai appena terminata la finale NCAA, dove Virginia batte Texas 85-77 dopo un tempo supplementare. Peccato per Davide Moretti, che non è campione NBA, ma è campione NCAA, ma lo è un altro italiano, Francesco Badocchi, anche se non ha mai giocato mai in tutta la stagione, ha avuto un infortunio inizio anno, poi non ha più messo in campo, più pi messo piede in campo. Comunque, vittoria meritatissima di Virginia, meritatissima, gioca molto meglio. All'inizio prende subito un buon largo di 8-7-8 punti. Texas non segna per i primi 5 minuti al campo, solo 3 tiri liberi fino a una tripla di Moretti, che gioca una partita stratosferica, secondo me. Non ha fatto chissà cosa in attacco, anzi che 15 punti, però non ha forzato molto. Gioca benissimo in difesa, prese sfondamenti. Ha avuto ottime percentuali dal campo. Secondo me farà molto bene quando tornerà in Europa, perché secondo me tornerà in Europa. È un giocatore che tornerà in Europa, non pensa andare in NBA, non ha il fisico per andare in NBA, ci andrà, non lo so, però secondo, io lo vedo molto meglio per giocare in Europa. E Virginia, diciamo che domina tutta la partita, sempre sopra i 10 punti, domina assolutamente a rimbalzo. E Hunter domina tutta la partita di rimbalzo e Kyle Guy e Taji Rom sono assolutamente immarcabili per la difesa di Texas. Non sbagliano praticamente un tiro fino a quando negli ultimi 3 minuti Texas recupera tutto in un lampo e si trova addirittura, grazie anche a una tripla di Moretti che porta a meno uno, Texas si trova addirittura a più 3 a 20 secondi alla fine, ma con una difesa orribile, orribile, orribile. Si fanno pareggiare perché vi spiego in pratica come è andata l'azione. Hanno fatto bene, secondo me, a far penetrare un giocatore competente solo per fargli segnare magari il meno uno. Poi avevano la palla e con due tiri liberi sarebbero tornati più tre. Ma no, invece c'è uno stronzo di Texas, non mi ricordo chi, va ad aiutare, quindi lascia libero il suo uomo in angolo e tripla completamente libero. Proprio a 10 secondi hanno messo a fare quell'azione, difesa ridicola. Quindi si va all'overtime 68 pari e in pratica segna soltanto Mune all'inizio di Texas, fa 5 punti di fila e qui c'è una scelta arbitrale che a me ha fatto scandalizzare, per esempio. È stato fischiato un fallo a Moretti su Guy, cioè del fortissimo Guy, se mai. Era più 3 Texas. In pratica stava penetrando e ha ricevuto lo sgambetto secondo l'arbitro di Moretti, ma anche l'arbitro non era sembrato suo, infatti era di Odiasia, mi sembra. No, Diaz gioca con Texas, scusate, quello non mi viene il nome, vabbè, quello lì biondo. E ha fatto lui lo sgambetto e gli arbitri hanno fischiato fallo a Moretti. Ecco, lui intanto Guy è uscito dal campo, quindi se gli arbitri avessero visto giusto, sarebbe stato più 3, palla in mano a Texas a 3 minuti alla fine, magari il finale in quel caso sarebbe stato diverso, ma non è stato così. Virginia poi di lì in poi dilaga, Texas non segna più, ha avuto ha giocato molto meglio Virginia, eh. Vittoria meritatissima, attacco molto più fluido, difendono meglio, Texas ha avuto molti più uno contro uno, della lacune in difesa come quella lì alla fine dei tempi regolamentari, quindi Virginia si merita questa vittoria. Francesco Badocchi, italiano campione NCAA, mi spiace per Davide Moretti che ha fatto una stagione fantastica, spero di rivederlo più presto in Europa perché è un giocatore veramente veramente tanto forte. E per quanto riguarda i migliori in campo di questa partita sono sicuramente Kyle Guy e Taji Rom di Virginia, che nel secondo tempo hanno dominato. Moretti, il migliore dei suoi senza alcun dubbio. E non è l'unico che non ha spadellato alla fine, è l'unico che non ha sprecato troppi tiri. E niente, quindi abbiamo un italiano sul tetto di niente, sul campione NCAA. E sono le 6 di mattina e direi che ci possiamo lasciare. Bella.